Benvenuti in un nuovo video! Questo sarà molto veloce perché me l'avete chiesto voi e ci tengo a spiegarvi qual è la differenza tra un cammino e un trekking. Buona visione! È molto facile, noi non dobbiamo parlare per assoluti, non ci sono etichette, quindi io posso dire che sto facendo un cammino anche se sono su un'alta via di montagna o un trekking anche se sono in pianura padana, per esempio. Quindi già che mi avete fatto questa domanda vi dico, non c'è una risposta perché non mi piace ragionare per assoluti e per etichette, ma cercando comunque di trovare una risposta, pensando alla convenzione sociale, che cos'è un cammino e che cos'è un trekking. Intendiamo come cammino un percorso che prevede diverse tappe, quindi più giorni, con uno zaino in spalla che conterrà tutto quello che ci serve per quel tempo. Il cammino può essere breve, il tempo di un weekend, medio, poco più di un weekend, una settimana, lungo, si può stare via anche mesi effettivamente. E al di là dell'entrare nel merito di queste categorie, questo è un po' un cammino. Spesso prevede una credenziale del pellegrino, del viandante, chiamatela come volete, ma adesso magari nascono anche le polemiche del il pellegrino è una cosa, il viandante è un'altra, il camminatore è un'altra, chi se ne frega, cioè se voi volete ragionare per etichette fatelo, io non lo faccio. Quindi esiste di solito la credenziale del pellegrino, dove mettere i timbri ogni volta che vi fermate, che attesterà poi il vostro percorso quando arriverete alla fine e probabilmente avrete diritto a una sorta di compostela, testimonium, un certificato del vostro viaggio. Il cammino è qualcosa di più introspettivo, spirituale, meditativo, se vogliamo guardare, perché stando fuori diversi giorni, se siamo da soli o in compagnia, ci troveremo ad essere appunto immersi nei nostri pensieri. Dobbiamo cavarcela da soli e con tutto quello che può succedere nell'arco di quella giornata. In un giorno, in 12-24 ore, noi facciamo un sacco di cose a casa, lì cammineremo e basta, ma durante il cammino può succedere di tutto e noi dobbiamo essere pronti a non mollare, a far fronte alle avversità per arrivare alla meta finale. Questo è un po' il senso del cammino e può voler dire veramente di tutto. Sicuramente ci si porta a casa un bagaglio di esperienza in più, pur avendo lo zaino leggero avremo questo bagaglio pesante di esperienza che ci renderà fieri di noi e sicuramente si può distinguere dal trekking perché magari il trekking lo vediamo anche di più come una pratica sportiva. Sicuramente il camminatore più spirituale ha un'idea diversa, cioè allora una cosa non esclude un'altra, io sono una che fa i cammini ma sono una anche che va in montagna e anche in alta montagna perché mi piace, però non è detto che il viandante medio che si fa il cammino di Santiago sia anche un montanaro, così come non è detto che chi fa trekking in montagna si voglia anche fare la via francigena, sono diverse le cose, anche perché facendo un cammino spesso passiamo in ambienti urbani, ci troviamo a dover anche fare con tante persone, con i mezzi di trasporto, con i servizi, mentre invece se siamo nella natura questo non avviene. E noi dobbiamo essere comunque pronti a far fronte alle avversità, ma siamo in un ambiente totalmente naturale, stiamo andando dal punto A al punto B anche in un solo giorno, quindi per vedere un laghetto alpino, per vedere un punto panoramico, per vedere un rifugio, mangiare e tornare a casa. Questa potrebbe essere una prima analisi della differenza tra trekking e cammini. Si potrebbe parlarne per giorni, qui io ho voluto dare un'infarinatura generale. Che cosa preferisco? Nessuno dei due in particolare. Se io ho bisogno di un cammino è perché probabilmente in quel periodo della mia vita ho bisogno di una cosa più lunga, meditativa per me stessa, ma anche il trekking mi dà questo risultato, quindi se io esco nella natura cerco di immergermici il più possibile per ritornare a casa super ricaricata, ok? Spesso in cammino poi vengono fuori le idee migliori, non perché io stia lì a pensare ai miei problemi, ma perché è semplicemente lo staccare e immergermi appunto nel verde, guardare il dettaglio del fiorellino, sentire il canto degli uccellini,
tu mi fa staccare la mente dai problemi su cui mi arrovello tutto il giorno e le soluzioni arrivano da sole. Quindi io ve lo consiglio, che voi preferiate un cammino o un trekking, mettetevi appunto sulle vostre gambe e andate, e fatemi sapere nei commenti che cosa preferite, che cosa avete preferito, ok? Quindi buoni passi a tutti, che siate su un cammino o un trekking.